visto il mio corpo cambiare, cioè si è completamente sgonfiato, soprattutto nei lati critici delle donne, quindi fianchi, livello addome, ma anche pancia, viso, cioè ho visto proprio un corpo più snello e anche più tonico. Con la nutrizionista bio, dopo il primo mese avevo già perso 4,2 kg. Poi abbiamo iniziato il percorso alimentare. Durante i successivi 3 mesi ho perso 1,5 kg all'incirca. Quindi ad oggi ho perso più di 5 kg. La sorpresa a livello fisico si è vista proprio di settimana in settimana e anche sulla bilancia. E l'altro beneficio principale è stato anche il gonfiore. Dopo qualsiasi pasto mi sentivo sempre gonfia, quel senso proprio di pesantezza che durante questo periodo l'ho visto proprio svanire del tutto. Quindi sì, partiamo dal fatto che non ero in sovrappeso, ma era solamente una questione mia personale, nel senso che mi sentivo spesso gonfia, mi sentivo quei chili di troppo che si ti fanno un po' stare male, diciamo. Tra l'altro inizialmente non avevo chiesto un grande obiettivo, cioè non mi ero imposta un grande obiettivo, però poi col passare del tempo, quando vedi che comunque il tuo corpo reagisce e inizia a perdere peso, dici beh, perché non perdere anche quegli altri 2 kg di troppo? Diciamo che io sono rimasta stupita sia del mio corpo che dell'evoluzione comunque in questi 5 mesi, di quanto appunto seguendo comunque una dieta ma non privandoti mai di niente il tuo corpo comunque reagisca. E addirittura, cioè, sono arrivata a perdere anche più di quanto mi ero imposta, quindi sono stata super felice di questo. L'applicazione secondo me è ben costruita. C'è la possibilità di scelta nei menu, si può variare. Adesso sono nell'ultima fase, quindi c'è proprio la personalizzazione di tutto il menu in base appunto al periodo in cui sei. Trovi anche alimenti consigliati, trovi anche quei prodotti magari che vanno a sostituire quelli che magari prima utilizzavi. Anche i dolci, ci sono tantissime ricette sul sito e quindi quella voglia di dolce che magari soprattutto noi donne abbiamo anche durante il preciclo o il post ciclo, perché non ti manca. Puoi inserire nella tua alimentazione quel dolcetto, ovviamente preparato nel modo giusto, che ti toglie queste voglie che abbiamo noi spesso. Ho testato la mousse cacao e cocco, molto buona. Ho testato il brownies al cioccolato, anche quello. Non ho ancora testato, c'è una torta che mi ispira moltissimo con i lamponi sopra, però quella devo ancora provarla. E mi piacciono tantissimo anche quelle con la frutta, le mousse alla frutta, le creme alla frutta fatte con la panna, eccetera. Sicuramente è un'applicazione molto buona, penso sia uno dei primi nutrizionisti che ha anche proposto questo. È utile, ti aiuta nella spesa quotidiana, quindi riesci a farti anche un programma in base alla tua settimana, su cosa acquistare, su cosa non acquistare, eccetera. Anche a livello di richieste alla nutrizionista ho trovato sempre risposte, non dico immediate, ma nel giro di 1 o 2 ore avevo la risposta o comunque la soluzione, sia da parte della nutrizionista ma sia da parte proprio a livello di applicazione. Sicuramente il nutrizionista bio ti insegna a seguire delle regole, ti insegna a costruirti la settimana, la tua alimentazione settimanale, e alla fine del mio piano alimentare posso dire di essere abbastanza autonoma. Penso che comunque se si vuole raggiungere l'obiettivo, il periodo dell'anno o l'età non conta, cioè se una persona appunto vuole sentirsi meglio, vuole perdere quei chili di troppo che non la fanno stare bene, o perché c'è il giudizio altrui, o perché proprio è lo specchio che ti fa sentire male, conta soprattutto la volontà che una persona ha di raggiungere appunto, di sentirsi meglio.